Lunedì 25 aprile è stato lanciato in orbita il satellite Sentinel-1B. Secondo della famiglia Sentinel, il gemello 1A è in orbita dal 2014, fa parte del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. Si tratta di un satellite radar che permette di vedere in tutte le condizioni, sia di notte che in caso di maltempo, e che fornisce dati utili per il monitoraggio del clima, per la sicurezza e la difesa e in caso di catastrofi naturali. Il lancio, partito da Kourou, base ESA della Guyana francese, è andato a buon fine al quarto tentativo. Per due volte le condizioni meteo avverse avevano tenuto sulla Terra la nuova sentinella del pianeta e al terzo tentativo un'anomalia nel terzo stadio del lanciatore aveva fermato tutto. I protagonisti della missione si sono ritrovati il 22 aprile nel centro ESA Esrin di Frascati per raccontarne tutti i dettagli. Sentinel-1B va a formare con Sentinel-1A una coppia dedicata all'osservazione della Terra. Insieme costituiscono una costellazione di due satelliti che sorvola e cattura la stessa zona ogni 6 giorni anziché 12, guardando il pianeta anche attraverso le nuvole, spiega Mauro Facchini, a capo dell'unità Copernicus della Commissione europea. I dati che vengono generati da queste osservazioni possono essere utilizzati per l'osservazione dei mari o in supporto alle emergenze, quindi con dati utili per le protezioni civili. Ma Sentinel-1B va a completare quello che già Sentinel-1 faceva, quindi si tratta di una costellazione di due satelliti che permettono di rendere il revisiting time, come si chiama, di 6 giorni anziché 12, quindi rivedere la stessa zona ogni 6 giorni. Permette di vedere delle cose che per esempio un satellite visibile non può fare, per esempio vedere attraverso le nuvole, e quindi i dati che vengono generati da queste osservazioni possono essere utilizzati in particolare nell'osservazione dei mari oppure in supporto alle emergenze, quindi con dati che possono essere utili per le protezioni civili. Proprio in caso di emergenza, il programma Copernicus può contare su un Emergency Service per attivare l'intera famiglia di sentinelle. Tutti i satelliti, compreso quello Made in Italy Cosmo SkyMed, possono dare immagini per creare un catalogo di informazioni utili per reagire al meglio. Ma quante sono le sentinelle della Terra? Del gruppo fanno parte satelliti di 3 tipi, spiega Nuno Miranda, Data Quality Manager di Sentinel-1B. Alcuni radar, alcuni ottici, alcuni in bassa risoluzione. La longevità della vita dei satelliti del programma Copernicus è molto superiore alla norma. Se in media un satellite vive 5 anni, quelli di Copernicus possono arrivare a 12. La famiglia del programma Copernicus per noi si compone di satelliti che chiamiamo Sentinella. Ci sono tre tipi di Sentinella. Sentinella 1, che è di cui si tratta oggi, che è un radar. Sentinella 2, che abbiamo lanciato l'anno scorso, che è un satellite ottico a molto alta risoluzione. E abbiamo lanciato qualche settimana fa Sentinella 3, che è un satellite che fa immagini ottiche a più bassa risoluzione e un radar altimetro per misurare le onde sul mare. Qual è la durata media della vita di un satellite del programma Copernicus? Questa è una novità che abbiamo introdotto nella longevità dei satelliti. Da solito i satelliti sono previsti per una durata di vita di 3 a 5 anni. I satelliti Copernicus hanno una durata di vita che va 7 anni, ma ovviamente abbiamo previsto che la durata andrà molto più lungo, addirittura pensiamo al di là dei 10-12 anni. Abbiamo carburante a bordo per più di 12 anni di vita. Dunque. A gestire il programma Copernicus è la Commissione europea, che gli ha dedicato investimenti per 4 miliardi di euro nel piano 2014-2020. La componente spaziale è gestita principalmente dall'ESA e i servizi vengono sviluppati da altre entità. Noi lavoriamo come gestore del programma, quindi la gestione è per la Commissione europea, però la componente spaziale, quindi i satelliti, sono sviluppati e gestiti in primis dall'Agenzia Spaziale Europea, ma anche col contributo di EUMETSAT. I servizi vengono sviluppati con altre entità a livello europeo, tali agenzie come l'Agenzia dell'Ambiente Europea di Copenaghen, Frontex, EMSA, oppure altre entità come il Centro Meteorologico di Reading e altre entità, insomma, che possono gestire i vari servizi. A costruire Sentinel-1B, così come gli altri satelliti della famiglia Sentinel-1, è Thales Alenia Space, joint venture tra Finmeccanica e Thales.
Finmeccanica è attiva da oltre 30 anni nell'osservazione della Terra ed è un partner importante del programma Copernicus, con un ruolo di primo piano nello sviluppo di Sentinel-1B, spiega il direttore del settore spazio di Finmeccanica, Luigi Pasquali. Noi come gruppo Finmeccanica abbiamo contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questo sistema, sicuramente con il satellite stesso, il cui principale riferimento contrattuale è la Thales Alenia Space, che è una nostra società partecipata, anche con tecnologie che si trovano a bordo di questo satellite e realizzate da altre divisioni della Finmeccanica, ma anche, soprattutto, direi, lo sottolineo, con una capacità di sviluppare e sfruttare le immagini che questo satellite manderà sulla Terra. Perché abbiamo costruito negli anni una capacità propria attraverso una società che si chiama IGEOS e che è per l'80% di Telespazio e poi per il 20% dell'Agenzia Spaziale Italiana, una capacità di sviluppare applicazioni e servizi che proprio fanno uso di queste immagini o di altre immagini satellitari per consentire l'utilizzo e l'osservazione della Terra con quella che chiamiamo geoinformazione, quindi l'informazione georeferenziata, di sviluppare applicazioni veramente di ampio impiego. La particolarità della missione è che i dati, per scelta della Commissione europea, saranno in formula free, accessibili a tutti, non solo a istituzioni e università, ma anche ai cittadini. I dati raccolti dai satelliti che saranno generati dal satellite Sentinel-1B e che sono oggi già in orbita generati dal satellite Sentinel-1A sono a disposizione di tutti per una scelta della Commissione europea di applicare l'approccio del cosiddetto free data, quindi con un sistema molto complesso e strutturato di distribuzione, ma è possibile già ottenere questi dati proprio per consentire il più largo possibile impiego. La nascita della famiglia Sentinel all'interno del programma Copernicus è stata possibile grazie alla collaborazione tra molti paesi diversi. Questa è l'Europa che ci piace, quella che lavora insieme, ha commentato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, intervenendo alla serata organizzata in Esrin a Frascati. Abbiamo camminato insieme verso questo obiettivo e adesso lo celebriamo.